Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Anche l'Istituto Alberghiero Gaetano Filangieri di Cava dei Tirreni ha aperto le porte a genitori e ragazzi chiamati a scegliere l'indirizzo scolastico futuro attraverso la presentazione dell'offerta formativa e dei laboratori dell'Istituto. Per l'Open Day 2018, due sono state le giornate di orientamento previste dalla Scuola Metelliana. La prima, svoltasi con successo sabato scorso, 20 gennaio, nella sede centrale di via 24 Maggio a Cava dei Tirreni, e la seconda, che chiuderà il progetto, si svolgerà venerdì prossimo, 26 gennaio, nella sezione associata di Siano, in via Caldarese 94. Io direi che l'Open Day è un momento di grande responsabilità per il nostro istituto naturalmente, ma per la scuola nel suo complesso, perché non è tanto un momento di pura e semplice esibizione di quello che la singola scuola fa, ma è un momento di grande responsabilità perché significa orientare i ragazzi della terza, della scuola secondaria di primo grado, nella loro scelta per il prosieguo degli studi. Naturalmente il professionale è una delle tante opzioni che il sistema scolastico offre, e quello che ovviamente il Filangieri questa sera fa e farà il 26 anche presso la sede di Siano è far vedere, dimostrare, quindi rappresentare alle persone che possono essere interessate quello che i ragazzi faranno in questa scuola. Un'offerta formativa vasta e variegata, quella dell'Istituto Alberghiero Filangieri, e che dal prossimo anno si rafforza maggiormente con un ampliamento dei corsi disponibili. L'offerta formativa del Filangieri è quella ormai tradizionale, che è dei corsi di enogastronomia, sala, vendita, quindi anche pasticceria e quindi anche accoglienza turistica e il commerciale, ma dall'anno prossimo abbiamo avuto l'autorizzazione ad attivare anche due nuovi corsi che si rifanno al nuovo decreto legislativo di riforma degli istituti professionali. Uno è quello su industria artigianata per il Made in Italy, con opzione produzioni tessili e sartoriali. L'altro invece è più inerente all'ambito della agraria e dell'agroindustria, con opzione di viticoltura ed enologia, che sono pienamente calzanti con la finalità sia di ampliare l'offerta formativa, sia di integrare l'offerta formativa in enogastronomia con la cultura anche dei vini. E sappiamo bene che questo anno è l'anno della enogastronomia italiana, quindi in perfetta linea con la valorizzazione del territorio nazionale e anche cavese.